Vi dico la verità, sono stanco di queste lotte tra poveri. Guarda, 20 centesimi. Ma che poi non sono lotte tra poveri, però sono lotte continue senza un senso, secondo me. Sono stanco che tutti continuino a farsi la lotta su quale software sia il BIM più interoperabile. Ormai non ne trovo ragione, deve essere interoperabile e basta. Dovremmo avere un formato di condivisione che funzioni realmente, non che mi porti dietro dati a caso, dipende da cosa sto utilizzando, cosa stai utilizzando te. Mi sono stancato di un mondo chiuso che pensa soltanto a vendere e non a migliorare. E sono anche stufo di andare ad incontri per vedere le solite persone che parlano del solito software, che cercano di venderlo perché guadagnano dalla vendita di quel software, quando ingenuamente pensavo di vedere qualcos'altro. Qualcosa di interessante. Non è che non capiti proprio mai, ma è davvero molto difficile, è rarissimo. Boom! Qui è Pietro Massai e bentornati, sì, ad un altro mio video. Oggi parliamo di OpenBIM. Come è nato? Che cos'è? Che cos'è questa rubrica? È BIM4D, BIM for Dummies, ovvero BIM per principianti. Su questo argomento, principale principiante sono io, Pietro Massai. Mettete like al video, seguite il canale e attivate la campanella. Ho detto tutto e adesso iniziamo con un grafico incredibile che ho trovato online. Però parlarne da solo non mi va e mi pare anche un po' banale. E quindi... Carlo! Mi hai fatto andare nel panico con il discorso. Aspetta, non sento niente. Non mi senti? Sì, ora sì. Te mi senti? Sì, ma non ti vedo. No, non mi vedi. No, diciamo, mi hai fatto andare nel panico del fatto del microfono, perché ho provato a collegare questo qui che è un po' più decente. Sì? Che lo uso col telefono, ma no, per qualche ragione non me lo vede. Come va a Londra? Sì, siamo partiti. Qui Londra. Ma quindi da stasera ti puoi ubriacare nei bar? Ho sentito ora la radio che è free, la situazione è libera. Allora, vedremo. Te sai che c'è qui davanti il Moby Dick. Sì. Quindi, penso che mi sono preso una... Sai quella draga che si usa nelle piscine per raccogliere gli ubriachi? Mamma mia! A mezzanotte e un minuto. Sì. Sono andati nei pub. Non ci credo. Nei pub che hanno aperto mezzanotte, anche perché poi puoi stare solamente fuori. Ah sì? Zero gradi. Oh, figliacca, che fai? No, davvero, adesso sta un po' nevischiando. Poi, per quanto riguarda l'interoperabilità, che tutti parlano di questa interoperabilità, è una boiata. No, no, però abbiamo dei formati, abbiamo alcune cose. Cosa? Che c'è? No, è una boiata perché, allora, ma anche col CAD, col CAD, io non mando in giro i miei, cioè, mai usato il CAD, attenzione, però chiusa il CAD, non è che manda in giro i CAD che modificabili, che poi uno fa delle modifiche e dice, ma questo qua è il tuo file. Quindi in realtà anche col CAD tu non mandi in giro, non c'è questa grande necessità dell'interoperabilità totale, perché io non voglio che... No, totale no, sì, perché poi c'è il discorso della responsabilità progettuale. Bravo, bravo. Quindi io ti faccio vedere le mie cose, che so quelle precise, ma non è che tu ci devi smanettare sopra me le modifiche. Perché se poi succede un casino è colpa mia, no, colpa tua. Spesso e volentieri è difficile anche avere della roba che tu vedi che ci lavora intorno, o perlomeno che prendi delle informazioni, cioè leggi delle informazioni, che prendi, leggi delle informazioni del RAW, sì. Perché io ti posso passare un OBJ che però è nudo, cioè non ha un'informazione se non quella geometrica. Ti passo un IFC, te leggi delle informazioni che io ho messo a dei materiali o delle scritte oppure dei commenti che io ho messo a determinata roba, e allora ti lavori in base a quello. Non me le modifichi perché non le puoi modificare, perché le blocco. Sì. Però tanto te magari metti la descrizione del materiale nel campo X, io la metto nel campo Y. Per quello l'IFC, perché l'IFC è normata questa cosa. Ma quello di cui volevo parlare con te era questo splendido schema che ti ho fatto già vedere prima, e bisogna ringraziare Artem Boiko, che è quello che se ne sta occupando,
è uno. È una persona, è un uomo. È un uomo, una persona, c'ha una faccia anche. Qui se uno va su bigdataconstruction.com vede il suo questa pagina qui, che è la pagina di History of BIM. E in pratica questo è uno schema che tutti possono commentare. Infatti lui richiede se avete dei suggerimenti o delle variazioni che mi sono perso, ditemelo, e poi lui fa il check e lo rimette qui sopra. Io suggerirei, se ti ho detto quella è la mia, cioè l'unica cosa che non... Aspetta, perché ho scoperto, dimmi la tua perplessità, poi ti dico. No, se l'hai già risolta, cioè non è che mi fa fare la figura del pirla che... No, cioè... no, perché sotto non avevo visto che ci sono delle altre cose. No, quello che dicevo è nello schema principale. Sì. Il discorso che non si capisce, sembra che partano tutti allo stesso momento. E qui dice dagli anni 70 in poi. No, sì. Dice fino agli anni 70. Sì. Ah, sì, questo dagli anni 75-76, però poi c'è un po' uno sfasamento, sembra. Sì, sì, no. Lo sai che cosa ci vorrebbero? Ci vorrebbero tipo delle curve temporali, tipo sai le isobare? Sì. Che ti fanno capire quali sono magari i decenni. Sicuramente non sono allineati, no? Perché no, per forza. Sì. Un po' però disegnandoli delle ISO Y, non so come chiamarle. Sì, ho capito comunque. A parte il fatto che al principio di tutto c'è Giuseppe Dosi, questo lo sappiamo. Cioè, è proprio... è lui, è qui. sì. Però il discorso è che quando ho cominciato io a usare il BIM, prima di tutto non si chiamava BIM, però non mi ricordo come si chiamava. Bene, c'è cioè una nozione da inserire in un video. Si diceva un'altra... Allora io mi ricordo che in Nemecek, poi andando a un SAIE, a un certo momento c'era quello della Nemecek che disse no, perché da adesso questa roba si chiama BIM. Però ad esempio il Revit non c'era ancora quando ho cominciato io a utilizzare questi software. E possiamo dire, vabbè, però... Ho cominciato nel 2001, E quindi 2001. Ci sta che nel 2002 iniziasse, cioè fosse inventato, diciamo, venisse creato il vero e proprio Autodesk Revit, però fosse arrivato dopo. Ti ho detto, prima non si parlava di BIM, si parlava non so se di modellatore parametrico, era una roba diversa però. Controprova, questo 2002 e poi c'è la, diciamo, Alplan è qui. E infatti, ma te lo facevi no. In Alplan? Sì, allora non mi ricordo, comunque era sì nel 2001 diciamo. Quindi ci può stare, perché nel 78, se Georg, famoso Nemecek, diventa padre nel 78 di Alpen, ci sta che no, quello sia c'era. Prima. C'era. Però non si chiamava BIM. Cioè c'è stato un momento... Che Georg si è svegliato male. No, ti ho detto, io la prima avevo letto che il primo a usare la nozione BIM è stato questo Chuck Eastman. Guarda che faccio. Morto. L'abbiamo scoperto prima con una tristezza vera. Dove sta la parola? Larga un attimo. Sì. E zoom. No, dà un po' l'idea, sì, che da Eastman in realtà partono più idee che non sviluppo di prodotto. Eastman che è California, United States. Beh, certo, però mica tanto imbecerto, perché ad esempio se uno va a vedere... Revit, ecco la storia di Revit, andiamo a vedere da dove nasce l'idea principale, da Samuel Gaisberg, che è Università Russa di San Petersburg. Vedi un po'. Controprova, vediamo Alplan, eccolo qui sempre, Georg Nemecek, TUM, Università Tecnica di Monaco. No, invece qui AFC... Cioè, la cosa bella è questa, e la cosa bella è questa. Cioè, è questa qui la cosa che mi fa anche un po' orgoglioso di Alplan, di utilizzare Alplan. Perché tutti quelli che usano Revit, usano MicroStation, usano altri sistemi, dicono che siano tanto interoperabili. Ma in realtà l'Autodesk, diciamocelo, è un po' come l'Apple. Cioè, fa un circuito chiuso dei suoi prodotti. Invece...
dallo stesso modalità di pensare, dallo stesso filone di idee della TUM viene anche l'IFC che anche... e poi Building Smart III che è Industry Alliance for Interoperability, cioè dopo sono quelli che decidono gli standard. Dopo il formato viene fuori piano piano il Building Smart. Il problema è che comunque Autodesk, come al solito, sono bravi a commercializzare, perché se te vai su nelle banche dati, dei prodotti che utilizzi, degli oggetti BIM, sicuramente trovi IFC, sicuramente trovi Revit, non trovi mai... No, secondo me li sviluppano in Revit, quindi da Revit esportano l'RVT e l'IFC. Il problema in questa operazione è che l'esportazione del Revit in IFC perde un monte di dato, cioè perde una svalanga di dato e quindi non viene poi ripreso dagli altri sistemi. Quello che sapevo, ma qualche anno fa, quindi non sono aggiornato su questo, ma adesso mi spiego perché, ad esempio, l'esportazione da Altplan in formato IFC era certificata e questo qualche anno fa, quindi Altplan ce l'aveva già certificata verso IFC import-export, Revit non era ancora certificata, nel senso sì, funzionava però non con la certificazione, quindi non c'era la copertura del 100% delle informazioni o non so quali percentuali. Adesso guarda, probabilmente l'hanno risolta sta cosa, non lo so. Guarda chi c'è qui che io non ci avevo fatto caso perché poi ogni NanoCAD perché sono piccoli, no, non NanoCAD purel. No. No, questo che io non ci avevo fatto caso perché queste mappe sono infinite, cioè c'è tutto il mondo H e il mondo H è il mondo per eccellenza dell'ingegneria termotecnica, dell'ingegneria anche strutturale, eccetera, eccetera. Per il computo, col computo. Per il computo, c'è Termus che è per tutta la parte termotecnica, c'è Primus che è per tutta la parte di computo. Le esportazioni che ho fatto le ho fatte da IFC, da Altplan in IFC e le ha lette perfettamente. Termus, io ho utilizzato Termus e legge alla grande tutti gli attributi. Quello sì, ti dico. Però in questo momento non sta funzionando perché? Perché la maggior parte delle persone utilizzano Revit. E quindi arrivaci da qua a qua giù. Revit vince, sembra che vinca perché c'ha. Se tutti usano Revit, allora lo scambio è quello, no? Cioè, da Revit a Revit non c'è problema. Una delle cose che penso sempre è che comunque Revit è bello, però. Secondo me in Europa non va bene, dove lavori tanto sull'esistente, come fai? Però alcuni dicono che Altplan sia più rigido di Revit, quindi cioè, tanti lo dicono. Io gli rispondo che è rigido sì, ma è rigido nella struttura del file, non rigido nella morfologia dell'oggetto che poi tu vai a descrivere. Ma non lo so, cioè rigido perché ti obbliga... vuol dire, se vuoi lavorare bene ti obbliga a una disciplina, all'organizzazione delle informazioni. Sì. Se poi uno vuole lavorare a cazzo, va bene, puoi usare quello che vuoi. Tu lo sai, cioè per lavorare bene la prima cosa che fai, ti fai il design della struttura opera. Certo. A seconda dei progetti. Poi certo. Te la cambi come cavolo vuoi, te la personalizzi come vuoi, ma quello è un grande aiuto. Poi dici, ma io voglio... Al solito, se uno vuole lavorare anche con Autodesk, no? Dice, io all'inizio, quando ho cominciato a lavorare con Autodesk, ero confuso dal fatto che non ci fossero i file esterni. E tu i file sai dove sono, non ti viene detto dove sono perché sennò la gente fa casino, perché questo è vero. Io l'ho scoperto dove trovarli, come scambiare, ma dopo, cioè fuori dalla interfaccia. Però meglio così, cioè era ma per tua pressione. Dipende quanto sei, non ti lascia tutta la libertà del caso. Altplan sì, perché lo trovi, sai dov'è. Oh, comunque sto schema è interessante. Molto interessante. Io te l'ho detto che tutta la parte di Blender, che è il free,
ora come ora è il free più avanzato. Venga da Build in Smart, non lo sapevo. Ma io Blender non riesco ad approcciarlo più. Perché? Sono troppo vecchio, non riesco a... No, davvero, non riesco... No, sai che si dice? No, non puoi insegnare trucchi nuovi a un cane vecchio. Perché chiaramente, essendo free, l'interfaccia non è la più friendly possibile, no? Almeno così, quando l'ho visto 3-4 anni fa. No, è così, è sempre così. È molto customizzabile come Windows rispetto a Macintosh. Applicazioni anche free, metti anche per la videoscrittura, che sono free. Però intanto la gente si è abituata con Word, usa Word, c'è un cacchio da fare. Ci sono due dati a sfavore. Uno è che costano, il secondo è che sono non sono aperte a miglioramenti. Meshroom, ad esempio, per parlare del mondo della fotogrammetria, c'è Photoscan, Zephyr, ad esempio, poi c'è Meshroom. Meshroom è free, oppure, meglio ancora, Cloud Compare è free. Ne esce una versione ogni anno, perché? È gratis. Ma perché esce una versione ogni anno? Perché la gente... Come? È open source, ma... Perché è open source? Perché la gente aggiunge dei moduli, aggiunge delle migliorie, e ogni anno quasi esce una versione nuova. Ma ti dico, quella è proprio una questione generazionale, nel senso che per l'utente normale, no? Che non è uno sviluppatore, che non è, diciamo, appassionato dello strumento di per sé, l'open source spaventa. Cioè, un utente come me non è appassionato, cioè l'open source mi disorienta. Cioè io voglio una robina che funziona, me la fate funzionare, io sono contento. Penso che sia un fatto anche generazionale, nel senso che adesso, ma lo vedo anche con te, no? Tu ti muovi con molta più... non sei poi così nerd, no? Alla fine... mi piace pensare di no. appunto. Però tu ti muovi con maggior disinvoltura, cioè ti serve un pezzettino di un processo e ti vai a cercare quel pezzettino del processo da qualche parte. Poi, siccome magari fai degli esperimenti, fai gli investimenti, no? di milioni, no, parti, ti vai a cercare quel pezzettino, una roba che magari è free, e quella roba è certo open source, però appunto per me è un fatto generazionale. No, però è un fatto, e penso che probabilmente quella roba lì dell'open beam lì, ecco, nel momento in cui, diciamo, quella generazione ci sarà stato il ricambio generazionale, per cui a operare si saranno tolti dalle scatole, diciamo, quelli da fino a me, diciamo. Che per me open beam, che cavolo significa open beam, capito? E, cioè, lo capisco, cioè, concettualmente lo capisco, filosoficamente lo capisco, ma praticamente ci arriva gente come te, cioè come te, preparata, che ha voglia di... Ancora non si sa, cioè per me può voler dire soltanto interoperabilità, ma che cosa vuol dire interoperabilità? Vuol dire poter lavorare in un flusso facile e molto diretto con lo strutturista e il termotecnico, e poi open mi sa anche di, come dicevo prima, di Cloud Compare, sviluppabile dal singolo, che in parte lo è, cioè questa famiglia qua, Allplan, ma anche Revit con tutta la parte Dynamo, sono un po' customizzabili dal singolo. Pensavo, sai, quel che dicevamo, no? Anche quando sei venuto qui a Londra, che si diceva, no? del modello BIM come una simulazione di cantiere. Certo. Puoi permettere tanti operatori diversi, anche con skill e capacità diverse, di operare, nel senso il cantiere ci sta l'ingegnere, ma ci sta anche il manovale. Forse si arriva all'open BIM quando si creerà un ambiente virtuale BIM in cui hai lo stesso livello di diciamo la stessa permeabilità, esatto, a skill diverse, sì. Cioè deve arrivare anche quello che non sa fare una mazza di BIM, sì, sì.
cioè l'accesso non deve essere riservato a chi ne capisce, perché sennò fa dei disastri. Esattamente, sì, sì, penso perché che sia questo, diventa, cioè, sì, più facile che ci sia un workflow che sì, che dove possa solamente accogliere, sì, dove è solamente manodopera, non deve essere manodopera iper specializzata, assolutamente solo quella può avere accesso adesso, magari, no? Ma deve essere una roba, sì. Poi magari il manovale stesso interagisce col modello e mette delle informazioni, non solo le fruisce, ma le immette. Boh. Ci arriveremo. Dagli anni 80 a oggi si è fatto dei gran passi, dei gran passi. Anche con dei la gran... moda, sicuramente. La moda era in guardia. Anche dei gran passi falsi. Buono, vai. Ti lascio al lavoro. Buona la discussione prima, tiro di oggi. Sì, tiro anch'io, tiro delle righe. Ciao. Ciao, un abbraccio. Carlo a me mi fa morire, è veramente troppo forte. Beam for Dummies, oggi una gran spiegazione approfondita su quella che è stata la storia, anche un po' di brainstorming sul Beam. Mettete mi piace al video, seguite il canale e accendete la campanellina. Ci vediamo nei prossimi giorni da Pietro Massai. Per oggi è tutto, ciao.